suavecito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video! Yeah! Io sono Carita Dolce della mia sorellina. Sì. Siamo qua nel mio canale per farvi un video su tutti i nostri acquisti, perché era un sacco di tempo che non facevo video acquisti. Infatti tante di voi, grazie, 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 ci mandate sempre un sacco di commenti e di messaggi. Ragazzi, fate di nuovo video acquisti. Quindi a grande richiesta, adesso lo posso dire, a grande richiesta. Siamo felici perché questo shopping video shopping primaverile, sì, dai, della primavera, ci viene tanta tanta voglia di fare shopping. E però abbiamo comprato cose anche convenienti, sempre low cost, insomma accessibili. E lasciateci un bel like se vi piacciono i nostri video acquisti, se vi piacciono i nostri video assieme. Mi raccomando, dopo aver visto questo video andate sul canale di Nancy, perché proprio adesso registreremo anche un altro video che caricheremo sul canale di Nancy per vedere i vestiti che ho comprato io, che sono più belli dei miei. Dai, so che lo vuoi dire, però è vero che Nancy ha gusti più fini, che rispecchiano diciamo il 90% della popolazione. Io invece il 10% di sfigate da girato. Però grazie, stavolta ho comprato cose carine, sì, adesso molto, molto colorate. Molto, perché la primavera mi ispira colore. Comunque ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e controllate che siano attivate le notifiche. Cioè, oltre a cliccare sul pulsante iscriviti, dovete cliccare anche sul pulsante della campanella. Ci sia una campanellina, cliccateci sopra, spuntate, attiva le notifiche, salva, perché solo in questo modo non perderete nessun video. Mi raccomando ragazze, fatelo, è importantissimo, sia per il mio canale sia per il canale di Nancy. Ok, vi ho fatto due scatole così, adesso possiamo iniziare. Cosa volete prima? Zara, ovviamente. Wow, tu che dici? Zara, sì, dai, oh, quando è pesante, pesa tipo 10 kg sta brutto di Zara. Allora, prima di tutto queste due gonne che ho comprato in momenti diversi, ma dicevo sempre che le devo far vedere alle ragazze, le devo far vedere e mi dimenticavo sempre. Però adesso si porta tantissimo. Questa è una gonna di copelle, comunque spesso la indosso negli outfit. Sì, nelle serate sadomaso. Comunque, voglio dire, serate sadomaso. Comunque di copelle è di Zara ed è molto molto carina. Questa adesso va bene in questo periodo dell'anno. Invece quest'altra qua porta un po' strana, è un grembiulino, è una gonna pantalone, però è gonna e davanti porta questo e si fanno dei nodi dentro. È molto bella in effetti, non sembra, però lo è. non sembra cioè questi che si fanno dei nodi dentro, è una mini gonna molto molto carina. Ah, vabbè, carina, fatto che poi restano sti nodi che non sai cosa questi fare cosori. Poi ho preso tutti due da Zara, oddio, mi uccidevo anche così si ceppioni tutti gli acquisti primaverili. Allora, ditemi se non è primavera questo Ahul. Ahul è tutto primavera, guardate che bel colore. Ho preso questo pantalone jeans molto molto carino. Bello, rosa bambolina. Rosa bambolina, rosa bar, rosa cipria, insomma, così molto carino. Di questo ho preso una taglia, so che lo volete sapere, una 36, che quindi sarebbe una 40. Una 40 italiana. Non sai fare ancora la trasformazione da quella italiana. Comunque è molto bello questo qua, pagato 29 euro, quindi molto molto carino, anche accessibile. Quindi vabbè, lo prendo. Calza molto molto stretto addosso, proprio skinny, è molto skinny. Invece poi ho preso addosso, bellissimo. Questo è proprio rosa. Scusate, double, c'è la rovescia, scusatemi, questo è bellissimo. Sì, ed stupendo. È super estivo, oddio è troppo bello, guardate. E neanche di questo ho preso una 36 come quello, giusto? Sì, sempre sì, una 40 sì, italiana. Questo costa 25,90, quindi ancora di meno. A me è sembra il pantalone bello della Barbie. No, è troppo bello, davvero. Ed è rosa fucsia, tipo. Rosa shock. No, vabbè. No, vabbè, cazzo, ma io ho sbagliato. Che? No, è perché poi, vado, alla fine ho preso tutti e due questi qua. Volevo quell'altro modello di questo, ti ricordi? Va molto, il destino ha voluto così. Zara Basic, no, no, ma possono diversi però. Possono diversi, io là invece volevo proprio questo qua, volevo quella che era più fucsia e teneva quel destino. Ma poi possono diversi però. Quello costava di più. Perciò mi sono ancora più di 25. Costava, perché uno costa 25 e 29. Ah, un altro ancora. No, questo qui, questo là che volevo io era rosa più scuro. Ed era addosso casa più morbido. Invece questo qua è sempre quello stretto stretto, stretto. Però come colore forse è più bello, non lo so. Quello era, no, era un rosa un po' più spento. Vado a cambiare.
tanto che sono riuscito. Comunque, questo ragazzi è bellissimo, è un rosa fragola fucsia troppo bello. Madonna, non vedo l'ora di indossare. Ragazzi, consigliatemi cosa ci posso mettere sopra, le scarpe, perché non so, perché io ho tutte scarpe nere, ma con scarpe ci voglio. Cosa bianco, beige. Bianco, comunque troppo... Ah, poi per completare l'outfit, mi piace comprare tutti gli outfit, ho preso questa qua sopra, un po' carina, pagata soltanto 7,95 ed è tipo un crop top corta e qua guarda c'ha la fascia e tutta incrociata sotto, troppo bella. L'ho presa per metterla sopra a questo con, guarda se ti piace, con questo sopra, questo è un bel outfit. Allora, questo è un giacchino che costa 19,90, però è molto bello, è un tessuto tipo molto elegante, tipo da cerimonia. E così c'ha le spalle tutte un po' arricciate, vabbè, è tutto maltrattato, comunque le spalle sono proprio così arricciate. E poi riprende il colore rosa del jeans. Sì, e poi c'ha tutti i fiori e viene praticamente così annodato sotto al seno, molto bello, da mettere anche con una gonna. Adesso non so se è meglio questo fucsia oppure questo, tu che dici? A me piace più questo. È perché c'ha sia il rosa di quei, forse ragazzi votate nei commenti qual è meglio, outfit il rosa chiaro 1 oppure outfit 2 rosa shock, oppure vanno bene tutti e due. Comunque questo è troppo bello, veramente mi accorgo, c'era anche nero, molto bello ragazzi, dovete andare a una cerimonia, molto è carino, elegante, sì, da sì. Mettere come tipo coprispalle, molto molto carino. Poi ho preso questo, me l'ha consigliato Nancy, è vero? Sì. Come hai detto? Questo è per te, non perché mi piaceva. Ma fa comprare tutte cose da ma perché era molto seducente. Diciamo. Cioè, veramente un top shock. Che porta questo dietro al collo e qua questo c'è un archetto così come la scollatura. È molto bello e costa solo 12,95. Quindi ho detto vabbè, lo prendo. E poi infine ho preso un'altra, questa qua è uguale alla bianca, ah, sì, perché sì, c'era di vari colori, alla fine dopo lo prendo pure il giallo perché è molto carino, quel giallo a me piace comunque d'estate. Anche la pemaia. Il giallo forse sta meglio alle brune. Sì, infatti. Però sta meglio a me, fammi vedere. Sta molto meglio a me, ragazze, guardate nei commenti. È meglio, se dite che sta meglio a me, me la prendo io. Poi ho comprato da Tezeris. Ovviamente Tezeris è la mia rovina, compro sempre cose. Ho preso, guarda com'è bello questo. Questo è un giacchino. Guarda com'è bello, è troppo bello. Tipo di filo. Speciale. È bellissimo ragazzi, il filo tutto sbucherellato. Queste cose sono utili in questo periodo dell'anno. Tipo se ti metti una camicetta, ecco così come sto io, no? Una camicetta, una t-shirt, ti porti il giacchino. Ti porti il giacchino. E allora l'ho preso, dato che io non so mai scegliere. Madonna mia. L'ho preso. Tu adesso commenterai una mia lieta, che lei non c'era quando ho occupato queste cose da Re Zenis. Quindi non le conosce queste cose, già so che mi commenterai. Questo dato che non sapevo scegliere. Uguale, cioè che senso ha prendere due cose uguali? L'ho preso anche nero, sempre tutto sbucherellato, ho preso ovviamente delle S, con i comunque 19,90, sono bellini questi giacchini, dai, da mettere, ti ho detto così, te li porti dietro, te li metti in borsa e addio. Così, ci vuole la borsa di Mary Poppins. Tra poco arriviamo all'intimo, ragazzi. Pure? Cioè praticamente sbarigiano tutti i negozi, si comprano tutti i negozi di Zenis. Guarda, sempre come al solito. Bellissima. Se volete vedere altri acquisti di Zenis, poco fa fece un altro video dove spesi 200 euro da Zenis, vabbè. Comunque andatelo a vedere, vi lascio il link. Comunque questa è bellissima, è tipo una canotta che ho preso, però questa qua per la palestra. Militare. Tipo il militare però con il rosa, guarda, c'ha delle macchie rosa, guarda, è troppo bella, non è bellissima, è troppo bella, adorabile, pagata. Queste sono 2,10 euro, quindi io ne ho prese una così e un'altra così, che questa praticamente è color... grigio. No, è beige, panna. È grigio. È panna, fidati che panna. È un grigio panna, ma è grigio panna. Scambiato, vabbè. Comunque, queste sono carine, tipo da mettere... È difettosa. Guardate, anche questa qua che ho adesso col merletto, anche questa di Tezeris. Vedete Tezeris, fa stai con il canottiere... carine perché praticamente le puoi mettere sotto le camicette, le cose, la vuoi? No, non la voglio. Ah, me la sono comprata a Bordeaux questi. Dai, non davvero. Per vedere, sì, mannaggia. Allora, poi ho comprato calzini, 3 calzini, 6 euro, non sono belli? Stupendi. Ah, guarda questi. Non ho fatto gente. Ma fa culo. No, guarda questi, questi sono belli, questi sono praticamente i calzini. Blu con le ancorette...
ma lo sono i Stefanetti blu con le ancorette argentate e brillanti, sono troppo bellini. Che si vedono anche. Sì, 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 tipo con i short di jeans. Quando vai sulla barca. Ecco, erano abbinate a qui, erano assieme. Praticamente 5,90. Questi qua sono sempre. Per Capodanno, però. Forse erano di Capodanno. Mi senti sì. Grigi sempre con le pagliuzze argentate. Perché stiamo buttando tutte le cose a te? Ah, ragazze, questa è una cosa troppo alla moda. Fashion veramente all'avanguardia. Calita all'avanguardia. Comunque queste qua io ho preso una SM, sono delle nuove calze a rete perché da mettere con quella gonna sadomaso per le serate sadomaso. No, queste si mettono ad esempio sotto i jeans strappati, io ad esempio sotto i jeans strappati oppure comunque non so se riuscirei a mettere queste qua proprio come calze così e basta, cioè sotto i jeans, ok, che si vede un po' sotto i jeans strappati. Sì, proprio... mettono anche i pantaloncini di jeans con queste qua. Sì, ma non è troppo, capito? Vabbè, se ti metti le scarpette da ginnastica. Proverò, ragazzi. Vabbè, proverò. Comunque sono belle. Allora, io ho preso la rete, diciamo, piccolina. E invece c'era anche la rete. No, veramente. La rete dei pesci. C'era anche fatti con la rete grande. Grande. E costano comunque intorno ai 3 euro più o meno, così non mi ricordo. Comunque sono molto belle, solo alla moda, super fashion girl. Le vuoi? Ce le prego. Le vuoi? Ce le prego. Le vuoi? Ce le prego. Sono cadute tutte le cose mie. No, vabbè, bellissima. Allora, queste culotte venivano a 13 euro. Io ho preso una così che secondo me è stupenda, nero e leopardata. Ed è fatta a culotte tutta sgambata col culo de fuori. Ho preso una, due, la seconda è troppo bella, è rosa antico con il merletto nero. Questa è rosa bambolino, quale rosa antico? Rosa pastello. Questa è questa mi piace, visto, questa è bella. Una, due e tre. No, questa no. Questa è l'orrore. Questa è bella. La mutanda più dolce. Sempre leopardata, però praticamente con il fucsia è leopardato. È bella, questa è bella, dai. Dai, metti, le indossa. Comunque queste culotte sono carine, sai? Ho preso, vabbè, questi qua semplici, così, sai, questi qua, uno, due, tre, bianco, nero e... E infine, ragazze, degli altri calzini, perché io calzini... Ma quanti calzini? Cioè, ogni volta che vai nel negozio ti compri un paio di calzini, sì. Ma sempre gli stessi, boh. 5,90, quanti calzini sei preso? Perché non li trovo, li lavo e poi li perdo. C'è tutto qua dentro. Tutta sta robaccia. Quindi questo è tutto, ragazze, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, volate nel canale di Nancy a vedere tutte le cose che ha comprato Nancy, che sono bellissime. E che io mi voglio rubare. Non avrai mai. Lasciate un like a questo video. Vi mandiamo un bacio grandissimo e aspettiamo di leggere i vostri commenti. Vogliamo sapere gli outfit che ci consigliate, voi che cosa avete comprato, se vi fanno schifo questi vestiti. Mi arrendo. Ma ciao. Tina, Tina. Sì, e tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.